Salve a tutti, grazie di essere qui con me. Eccoci come sempre con le nuove anticipazioni di Brave and Beautiful. Onestamente, alcune parti di queste anticipazioni per me sono allucinanti. Dopo averle ascoltate, e se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate. Bene, detto questo, iniziamo. Come sapete, presto a Corludag devono tenersi le elezioni per eleggere il nuovo sindaco. Dunque vanno in scena le varie campagne elettorali. In piazza avviene uno scontro pazzesco tra la candidata Miri Ban e Tashin Corludag, che invece rappresenta l'altro candidato. Pur di tirare l'acqua al suo mulino, Tashin è veramente disposto a tutto. Pensate che arriva a addirittura a tirare delle monete d'oro agli elettori, i quali sembrano apprezzare parecchio. Ciò manda la povera Miri Ban nello sconforto e fa sprofondare Zuan e Coran nella vergogna. Mentre si gode un'ennesima giornata nel suo hotel, Risa viene portato via da due poliziotti. L'uomo però non viene condotto in caserma, ma viene portato nella fabbrica abbandonata e rinchiuso nella gabbia che Cesur ha preparato appositamente per lui. Nel frattempo, in ospedale, Adalette, che si è fatta ricoverare dopo aver ingerito troppe pastiglie di tranquillante, con l'aiuto di una sua complice riesce a scappare via e a liberarsi dalla polizia. Risa, ormai chiuso nella sua gabbia, viene raggiunto da Cesur, che gli dice che non lo farà uscire da lì fino a quando non gli avrà rivelato la verità sulla morte di sua madre. Risa però gli fa intendere di non saperne nulla e che quindi non vuole parlare dell'argomento. Cesur si infuria e gli fa presente che non lo libererà e che quindi passerà la notte lì, bloccato e al freddo. A questo punto capiamo che i due uomini che hanno preso Risa e lo hanno portato lì non erano due veri poliziotti, ma due complici di Cesur. Intanto, mentre si trova con Swan, il commissario viene a sapere della scomparsa di Risa. L'uomo sospetta sia stato Cesur, ma è Cesur stesso a fregarlo e a farlo convincere che non è così. Swan, invece, dopo aver saputo dell'accaduto, continua a nutrire dei sospetti e va dal suo amato che le fa intendere una mezza verità. I due, comunque, finiscono col discutere pesantemente. Mentre questo accade, Tashin riceve una telefonata. Deve recarsi in un luogo preciso dove ad attenderlo c'è Adalette. La coppia si riunisce di nascosto e Adalette capisce che il Corludag non sa di essere ammalato gravemente. I due, tra le tante cose, parlano di Risa e di quanto sia pericoloso. L'indomani Cesur si reca nella fabbrica abbandonata, inconsapevole che Swan di nascosto lo sta inseguendo. Risa ha passato la notte nella gabbia e chiede al suo rapitore di portargli qualcosa da mangiare. Cesur dunque si allontana per andare a comprare del cibo e Swan a questo punto entra nella fabbrica e vede Risa ingabbiato. Sembra incredibile, ma Risa riesce a convincere Swan a liberarlo. Lei prova a liberarlo usando una sorta di tenaglia, ma non ci riesce perché sente arrivare Cesur e mette tutto a posto. Quando la vede, ovviamente, Cesur chiede a Swan che cosa stia facendo lì. Lei gli svela che lo ha seguito e gli chiede di liberare Risa per non mettersi nei guai. Lui le risponde di no perché vuole sapere la verità sulla morte di sua madre. I due litigano pesantemente e Swan va via. Ma non è finita qui. In paese, intanto, si tiene una nuova asta che mette nuovamente Miri Ban e Tashin l'una contro l'altro. Coran, che si è fatto aiutare da Jaide, pensa di vincere tutto, ma così non va, perché è di nuovo suo padre a portarsi il bottino a casa. A questo punto viene fuori l'amara verità, perché Coran attacca verbalmente sua moglie e lei gli svela che Bolant è la spia di Tashin. A confermargli tutto è proprio Bolant,
che dice a Coran che sì, è lui che ha aiutato Tashin. Nell'ascoltare le parole di suo figlio, Miriban quasi si sente male e scoppia a piangere. Volante gli fa capire che se si comporta così è perché è geloso del rapporto che lei ha con Cesur. Lo tratta come un figlio, cosa che con lui non fa. Il piano di Cesur va letteralmente in frantumi. Mentre si trova nella fabbrica abbandonata, il nostro protagonista riceve una videochiamata. È Turan che gli mostra di aver rapito Suan e gli dice che se non libererà Risa le farà qualcosa di male. Turan propone uno scambio di prigionieri a Cesur, Suan in cambio di Risa. Cesur a questo punto, spaventato per il suo amore, accetta e libera Risa riabbracciando così la Corludag. Ma la domanda è, come faceva Turan a sapere che era stato Cesur a rapire Risa? Beh, perché è stata Suan a dirglielo ed è stata lei ad organizzare il suo stesso rapimento. Sì, avete capito bene, Suan si è recata da Turan e gli ha detto che Cesur aveva rapito Risa. A questo punto è stata lei a progettare insieme a Turan il suo falso rapimento ed è quindi grazie a lei se Risa è stato liberato. Quello di Suan è davvero un altissimo e gravissimo tradimento fatto nei confronti di Cesur. Ma se la Corludag ha fatto tutto questo è solamente perché desidera proteggere suo padre. Non vuole che venga fuori che Tashin ha ucciso Sali, perché vorrebbe farlo morire in pace, visto che è malato, tra le mura di casa sua e non in carcere. Purtroppo però la verità è destinata a venire fuori, perché Cesur, vicino alla gabbia di Risa, aveva piazzato una videocamera che naturalmente ha registrato tutto, incluso il momento in cui Suan ha tentato di liberarlo. Una volta a casa, Suan tenta di rubare la videocamera, ma Cesur la coglie con le mani nel sacco e le chiede spiegazioni. A questo punto Cesur vede il video, scopre quello che Suan ha fatto e capisce che è stata lei a far liberare Risa. Cesur è delusissimo e lo diventa ancora di più quando chiede spiegazioni alla sua amata e lei gli risponde che non può raccontargli nulla, andando via nel silenzio più assoluto, anche se comunque si sente in colpa. Infine vediamo Adalet incontrare Risa nel bosco perché vuole ucciderlo. La donna è convinta che facendo fuori suo fratello, suo marito Tashin sarà finalmente libero e potrà vivere serenamente i suoi ultimi attimi di vita. Tra i due quindi si accende una brutta discussione e poco dopo in un altro luogo, e cioè in una delle suite dell'hotel Corludag, dalle facce sconvolte di Risa e di Turan, capiamo che alla povera Dalet è successo veramente qualcosa di grave e che quindi Tashin Corludag rischia di non rivedere mai più viva la sua amata.